Si arroventa il clima in vista dell'insediamento del Consiglio Comunale il prossimo martedì. Mercoledì la prima seduta del civico consesso eletto alle ultime amministrative dello scorso 10 giugno. La partita si gioca intorno all'ufficio di presidenza, a scalpitare il centrosinistra che conta sulla maggioranza numerica dei consiglieri e che ambisce ad un posto di presidenza e a un ruolo preponderante nella gestione delle commissioni consiliari. Il centrodestra non si piega e a dirla tutta un ruolo chiave spetterebbe al Movimento 5 Stelle che con un'unica lista ha fatto cappotto riuscendo a portare all'interno del civico consesso ben 7 consiglieri guidati da Gaetano Sciacca, candidato a sindaco all'ultima tornata elettorale. Ma è proprio nel centrosinistra che si gioca la partita più grossa. Domani un'ultima riunione di Panerale Rubbi sulla scelta del candidato alla presidenza da sottoporre agli altri partiti che compongono la coalizione. Forte è la candidatura di Felice Calabrò, anche se già si sussurrano i nomi di Antonella Russo, Claudio Cardile e Gaetano Gennaro, forti dell'esperienza della scorsa legislatura, anche se si vocifera una possibile candidatura di Biagio Bonfiglio. Intanto c'è chi dell'esperienza delle scorse amministrative fa tesoro. Dopo la conta dei voti alle scorse elezioni, il Reset, il movimento guidato da Alessandro Tinaglia, fa un passo indietro, abbandona la politica e torna a quella che era la sua vocazione iniziale, una focina di idee e progetti per la città.